Iniziamo oggi un nuovo percorso, questa volta incentrato sull'epica. Nelle scorse lezioni abbiamo già parlato di epica, di che cos'è l'epica, e abbiamo anche introdotto la figura di Omero, dicendo qualche cosina sulla questione omerica. Vi ricordate? Omero è davvero esistito? Quali sono le sue origini? Ed è proprio lui ad aver scritto sia Iliade e Odissea? Ecco le questioni cruciali intorno a cui ruota appunto la questione omerica, la discussione tra gli studiosi. Iniziando a lavorare sull'Iliade, dopo aver letto l'antefatto dell'Iliade, quindi aver parlato della disputa delle tre dee, Era, Atena e Afrodite, relativamente al pomo della discordia e alla scelta di chiedere a Paride di essere il giudice di questa contesa, ci siamo inoltrati proprio nel proemio dell'Iliade. Abbiamo detto che il proemio è una sezione di un'opera letteraria. Serve a introdurre e riassumere le tematiche e le vicende di un testo. Del proemio fanno parte due aspetti. Da un lato, l'invocazione alle muse. In tutti i proemi delle opere epiche che leggeremo c'è un'invocazione alle muse. E serve questa invocazione a ottenerne i favori per la composizione dell'opera. E poi c'è invece una parte, la protasi, in cui il poeta riassume per sommi capi la trama dell'opera. Quindi, in un proemio di un poema epico, sono indicati alcuni degli elementi chiave affrontati all'interno della vicenda. Non tutti, ma alcuni. Ci vengono infatti fornite alcune informazioni relative ad ambientazione, a personaggi, a conflitti e a temi. Nella mini lesson, la prima mini lezione di lettura che abbiamo affrontato proprio specifica sull'Iliade, ci siamo detti che un buon lettore ricava informazioni chiave da un testo e che le sa organizzare, le sa sintetizzare. Come ricavare le informazioni chiave? Ecco possibili passaggi da seguire. Sicuramente dobbiamo fare attenzione al lessico, anche se il testo è scritto in una lingua complessa per noi, possiamo concentrarci sulle parole che conosciamo e quindi chiederci: possiamo ricondurle ad informazioni chiave? Dopo aver quindi letto una prima volta insieme il proemio dell'Iliade, siamo andati alla ricerca di parole, di espressioni, di termini che potevano darci delle informazioni chiave. Ed ecco che cosa abbiamo segnato. Abbiamo ipotizzato di trovarci nel campo greco durante la guerra di Troia. Personaggi: sicuramente il pelide di Achille, l'Atride, Agamennone, Giove, quindi Zeus, e gli Achei. Abbiamo detto che uno dei conflitti che caratterizzano l'Iliade è l'aspra contesa che disgiunse il re dei Prodi, Atride, e il divo Achille. Abbiamo anche provato a parlare, a risalire ai temi. Ci siamo resi conto che Omero, tradotto da Vincenzo Monti, ma Omero scrive in greco, vi ricordate? Non dice canta mio diva di Achille, canta mio diva il pelide Achille, ma dice cantami l'ira funesta. Quindi sicuramente, abbiamo detto, in questo poema epico si parlerà di ira, si parlerà di lutti, si parlerà di cosa vuol dire essere eroi, visto che nel testo si parla di generose alme, cioè anime di eroi. Una volta fatto il punto su questi elementi chiave, abbiamo provato a stendere una sorta di riepilogo di quello che abbiamo ritrovato, scrivendo che il proemio dell'Iliade, dopo l'invocazione alla musa, ci fornisce alcuni elementi chiave. Si parla di un'aspra lite tra Achille e Agamennone,
che accende nel primo un'ira terribile destinata a provocare molte morti tra i giovani eroi greci. Eroismo, ira e morte saranno sicuramente temi affrontati all'interno del poema. Eccoci, nella prossima lezione andremo a ragionare sul perché si accende quest'ira di Achille, ma soprattutto rifletteremo su cosa voglia dire mentre leggiamo metterci nei panni di un personaggio. Io vi do quindi appuntamento alla prossima lezione di lettura. Ciao e a presto!